Cara signora Eugenia del Pozzo, ma tu che cosa vuoi da me? E tu continui a mandarmi dei link con messaggi privati, dei link. Io faccio clic e mi appare una donna che sta scopando. Però se io voglio vedere il video, non ci riesco perché non ho una sufficiente pratica informatica, non so quali manovre devo fare. Comunque, tu mi mandi un video porno, dopo io ti scrivo: cara signora Eugenia, per favore, spiegami perché tu mi mandi questi video. E ti ho dato anche il mio indirizzo email. E tu per risposta mi mandi un nuovo link che mi rinvia a un video porno che io però di cui però io posso vedere soltanto la facciata con una bella ragazza che scopa, ma non riesco ad aprirlo perché non ho la sufficiente pratica informatica. Per cui io torno a scriverti: cara signora Eugenia del Pozzo, ma perché non scrivi alla mia email così mi fai sapere come stanno le cose? E tu di nuovo mi mandi un nuovo link, sempre con un video porno, di cui io posso vedere solo l'immagine, solo la facciata, perché non riesco ad aprirlo il link. Ci vuole una certa pratica informatica. Per cui io già 3 volte ho risposto ai tuoi messaggi privati con dei messaggi privati pure i miei. Ti ho detto: ma scrivi alla mia email e fammi sapere che cosa vuoi dirmi? E siccome tu ancora nulla hai voluto rispondere, se non inviandomi sempre dei link che mi rinviano a dei video porno che io non sono capace di aprire, io per colpa mia, per miei limiti informatici, allora faccio questo video, faccio. E quasi quasi mi verrebbe da dire, io sono una persona colta, mi verrebbe da dire: ma che cazzo vuoi da me? Sei una bella signora, sei già mi pare del 1948, ma sei bella lo stesso, sai, mi piaci tanto, cara, mi piaci tanto, sai, ricordatelo, mi piaci. Hai solo 8 anni meno di me, ma mi piaci tanto, mi piaci, perché per me l'età non conta, l'estetica travalica l'età. Io sono l'autore. Allora, cara Eugenia, scrivimi, no, alla mia email, te l'ho già data diverse volte la mia email, scrivimi, no? E fammi sapere, scusate il termine, che cazzo vuoi da me. Ok, carissima Eugenia, ok, anche a voi cari amici, a tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.